qui rinasce Pescara. Pescara ha bisogno di rinascere perché gli ultimi anni l'hanno consegnata ad uno Stato e ad una condizione di subalternità nei confronti della Regione, e soprattutto non hanno saputo sviluppare quel senso di appartenenza ad una comunità che è alla base del successo di qualsiasi azione di governo. Noi cerchiamo un'alleanza con i cittadini e soprattutto abbiamo deciso tutti di individuare dei percorsi amministrativi che non consentiranno mai più che qualcuno dall'alto possa calare delle decisioni che poi producano i disastri di Viale Marconi, solo per fare un esempio. Saranno percorsi amministrativi che al loro interno prevederanno la partecipazione di cittadini, di associazioni, del mondo produttivo, per fare in modo che la decisione non sia la mia o la nostra decisione, ma sia in assoluto la migliore decisione possibile. Così Carlo Costantini, il candidato sindaco del Campo Largo, che unisce Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, fino ad Azione, Italia Viva ed alcuni comitati cittadini, nel presentare la sua squadra questa mattina a Palazzo di Città. Io la bellezza della città non la interpreto esclusivamente sulla base del marciapiede rifatto, cioè il marciapiede rifatto dal mio punto di vista è un intervento di ordinaria amministrazione. Io la bellezza di una città la misuro in base al grado di benessere e di felicità delle persone che la vivono e delle persone che ci lavorano, e da questo punto di vista Pescara, tutta Pescara e soprattutto delle zone particolarmente sofferenti della nostra città hanno bisogno davvero di rinascere. A circa 5 mesi dalle elezioni comunali sono già 3 candidati in corsa: il sindaco uscente Carlo Masci di Forza Italia, candidato della coalizione di centrodestra. Poi c'è il consigliere regionale Domenico Pettinari, da mesi in campagna elettorale come candidato sindaco civico, ed infine Carlo Costantini, sostenuto dal Polo Largo di centrosinistra. Questo è l'obiettivo che porteremo avanti con tenacia e con determinazione.